e ricordo la sua precisione anche nella direzione d'orchestra, i suoi bigliettini negli alberghi che andava a dormire, che lui voleva alzarsi alle 5. Io devo dire che, ecco, le mie condoglianze vanno a tutta la famiglia della signora Maria, ma anche, diciamo così, penso veramente, pensavo che fosse immortale, guardi, che non morisse, sarebbe mai mancato a noi, ecco questo. Beh, Mauro, com'era Morricone? Un personaggio schivo, comunque attento alla propria privacy, certo non si confondeva, no, nella folla volentieri. Che cosa può aggiungere su questo? Sì, era una persona molto severa con se stessa e con gli altri, giusto, preciso, schivo nel senso proprio più vero della parola, amava, io l'ho visto raramente con una cravatta, gli piaceva sempre mettersi queste magliette leggere, se le toglieva. In studio di registrazione, le ripeto, ho passato credo 18 anni alla Forum a Roma, in pieno centro ai Parioli, in questo studio straordinario dove lui faceva questi capolavori e dove fino a una certa epoca avevamo proprio lo schermo del film grande come il cinema davanti e si suonava davanti all'immagine e lui la dirigeva e io molte volte ero nel buio seduto o in piedi e lui mi dirigeva davanti e vedevo l'immagine del film e allora là cambiava tutto. Non posso dimenticare tante cose, ce ne sono stati talmente tanti, ma la solo della Bibbia, le cose con Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, tanti assoli, tante cose belle, poi il suo concerto, la sua persona, le ripeto, ecco, per me è scioccante perché credo che non morirà mai nella mente delle persone.